Noi ritorniamo anche alle nostre pagine di attualità, c'è la mamma di Alessandro Venturelli, sta cercando suo figlio, lo sapete, spesso è venuta qui all'inizio a dare proprio a fare un appello, dovrebbe essere in diretta con noi Roberta, la mamma di Alessandro. Ciao Roberta, allora sono partite tante ricerche, sia venerdì che sabato, credo, no? Roberta, dove si sta cercando? Intanto sono contenta che siano partite delle ricerche, perché quando sei venuta qui, me lo ricordo in diretta con noi, si parlava di allontanamento volontario, invece fortunatamente qualcuno ha capito che non è un allontanamento volontario e questo è già, come dire, un inizio. Roberta, ciao. Sì, ciao Eleonora. Hanno fatto delle ricerche fra venerdì e sabato nelle nostre colline, nella zona dei Calanchi, a Monte Gibbio, nel fiume Secchia e un po' nella zona circostante. C'erano i droni, i cani molecolari, i vigili del fuoco, la protezione civile e fortunatamente non hanno trovato nulla. Giorni pesanti. Tanto pesanti perché comunque noi non pensiamo a un gesto estremo da parte di Alessandro, però in certe circostanze la paura è tanta. Perché pensate a Stefano, Roberta, no? A quello che è successo a Stefano. Ma sai, Eleonora. Sicuramente la storia l'epilogo di Stefano ci ha sconvolto, ma soprattutto per il grande affetto che noi, io e mio marito, proviamo verso Natasha. E Natasha abbiamo condiviso un dolore grande, ma sicuramente abbiamo anche condiviso la forte speranza di riabbracciare i nostri ragazzi. Ormai era chiaro che non fossero insieme, però noi abbiamo sperato insieme di riabbracciarli. Fino all'ultimo. Io però sono Fino molto contenta che all'ultimo. siano partite le ricerche, c'è anche la Iannucelli, l'avvocatessa che ti ha seguito e proprio in diretta ci ha dato in esclusiva, ci aveva dato la notizia che si stava procedendo invece per non più per l'allontanamento volontario. E adesso ne parleremo con l'avvocatessa. Intanto buongiorno Don Gaetano, ciao Massimo Lugli. Don Gaetano, ci troviamo davanti veramente a una mamma che soffre in pena da mesi. Certo, Io le Eleonora, sì. sono vicina, lei lo sa perché Roberta, insomma, l'ha capito, ecco, che abbiamo fatto veramente di tutto per cercare qualcosina, siamo riusciti a fare per cercare appunto di cambiare le cose, no? Certo, diceva prima la mamma e colpisce, penso, che ci si unisce nel dolore, ma ci si unisce agli altri ancora di più nella speranza, no? Che è stato questo cammino che ha fatto anche con l'altra mamma. Sia perché, insomma, la speranza ci attira e dà anche senso a quello che sta in qualche modo capitando, sebbene poi servano dei segni molto concreti. E questi segni concreti stanno, ecco, fanno parte di No, quella che no, può essere non una ricerca tanto. mediatica, No, non ma anche di tanto. quella che è una ricerca che può essere fatta sul territorio nazionale. Le segnalazioni che sono decisive, che sono importanti, la condivisione delle informazioni sulle segnalazioni e la tempestività nell'andare a verificare per evitare che siano appunto situazioni, chiarire subito se sono situazioni veritiere o se sono Certo, situazioni che non sono certo. tali. L'appello si rinnova, per questo noi ne Ecco. parliamo, oltre che a unirci umanamente a questa storia, anche per far sì che venga fuori una soluzione. Iannucelli, salve Barbara, buongiorno. Allora, si sta cercando finalmente si sta cercando Alessandro. E Sì, io questa è. volevo soltanto chiarire, questo tipo di ricerca era stato appunto programmato ormai da tempo, è soltanto un mese che si è passata alla mutazione di questo contesto giuridico da allontanamento volontario a sequestro di persona ed è una ricerca che per organizzarla, cioè, insomma, hanno impiegato tantissimo tempo perché le forze dell'ordine, la Polizia di Stato, nel momento stesso in cui c'è stato un mutamento per cui, cioè, si indaga per un fatto costituente reato,
veste gli abiti della polizia giudiziaria che deve relazionare alla Procura di Modena attraverso appunto una relazione che affermi con assoluta certezza che Alessandro non c'è sul territorio limitrofo e questo ovviamente per escludere l'ipotesi di suicidio, omicidio, sequestro di persona che comunque possano in qualche modo prevedere la presenza di Alessandro vivo o morto nelle zone limitrofe. È per quello che dico, non è che oggi si è deciso di cercare Alessandro, Alessandro era stato cercato già nell'immediatezza della scomparsa, ma ovviamente si parlava di allontanamento volontario, per cui non c'era nessuna polizia giudiziaria che doveva in qualche modo relazionare alla procura. La mobile già da un mese aveva programmato questo tipo di ricerca e soltanto per un mero caso questa ricerca è stata effettuata una settimana dopo il tragico epilogo e quindi ritrovamento di Stefano Barili nel Po. Per cui noi siamo molto contenti di come stanno andando le cose dal punto di vista investigativo. Certo la famiglia è più contenta, sarebbe più contenta se trovasse finalmente Alessandro, però io da avvocato posso dire che effettivamente c'è una grande volontà da parte della Procura di Modena e della squadra mobile di dare una risposta a questa famiglia. Se voi me lo permettete, volevo anche chiarire un aspetto, perché in questo tempo voi prima parlavate dei leoni di tastiera anche relativamente a Milva. Ecco, questi leoni di tastiera oggi sui social o comunque da un bel po' di tempo che commentano la scomparsa di Alessandro Venturelli e a loro piace giocare a Cluedo, no? Piace trovare in qualche modo l'assassino o comunque entrare in questa storia anche offrendo opinioni personali che non hanno nessun tipo di fondamento. Si è molto commentato il video del papà che blocca Alessandro e si è detto di tutto, si è parlato di un Alessandro relegato in casa, prigioniero della sua famiglia, che solo con un'azione di forza e violenta del padre è stato bloccato. Nulla di più falso. Alessandro era un ragazzo liberissimo, la sua famiglia l'avrebbe appoggiato per fare qualunque cosa anche dal punto di vista economico. Quel tipo di video e quel tipo di azione del papà è stata necessaria semplicemente perché, appunto perché Alessandro era una persona libera, il papà si è accorto che dalla sua camera Alessandro aveva buttato questo zaino e precipitosamente poi si andava poi verso l'uscita. Si è accorto che qualcosa non andava ed è per quello che ha agito in quel modo. Sì. Ed era talmente tanto una situazione atipica che poi una volta messo in macchina il padre, non sentendo assolutamente più alcun allarme relativamente a questa azione di Alessandro, Alessandro è uscito dall'auto per rimettere a posto il cane che nel frattempo era uscito dal cancello. Darei a Nocelli, non diamo troppa importanza a questi che scrivono sui social, perché più gli diamo importanza più loro si sentono importanti, cosa che non sono, e non vogliamo nemmeno, come dire, evidenziarli, no? Sono d'accordo, credo che tu sia d'accordo con me. Stefano e Alessandro non si conoscevano, ma il loro destino potrebbe essere legato da un incontro con qualcuno che ha approfittato della loro fragilità. Questa è un'ipotesi che le mamme dei due ragazzi continuano a sostenere. Roberta è una di queste mamme ed è in diretta con noi. Sentite. L'ipotesi è che dietro ci sia comunque una manipolazione, ci sia una rete network, una piramide aziendale che comunque non è legale in tanti paesi, ma lo è in Svizzera. Ed è proprio dalla Svizzera che due giorni prima di sparire Stefano, il 23enne di Piacenza, ritrovato privo di vita sabato 17 aprile, lungo gli argini del Po, aveva fatto ritorno. Cos'è accaduto a Stefano, al bel ragazzo in cerca del benessere e del successo? Forse ha incontrato qualcuno proprio in Svizzera? Qualcuno, così come pensa la sua mamma Natasha, lo ha illuso e manipolato fino a spingerlo a commettere un gesto estremo? Ed Alessandro, anche lui potrebbe essere stato manipolato? L'ha proprio detto chiaramente, mamma, io mi sento manipolato, mi sento che c'è qualcuno che mi sta facendo il lavaggio del cervello. E queste sono le sue parole. Io ho paura. Stefano ed Alessandro non si conoscevano, ma entrambi hanno deciso di allontanarsi. Perché? Forse sono finiti in una psicosetta, di quelle che costringono chi ne fa parte a trascorrere intere giornate davanti ad un muro bianco, così come ci ha raccontato la mamma di uno dei tanti ragazzi finiti nella rete. Io veniva messo quasi tutto il giorno davanti a un muro bianco,
fermo, immobile. Lugli, cosa ne pensi di questa ipotesi della, che ci sia qualcuno dietro a questi due ragazzi e non solo a loro, insomma? Ne sono abbastanza convinto, ne sono abbastanza convinto. Ah, ne sei convinto? Sì, che ci sia un'opera di manipolazione psicologica classica di queste sette. Io l'ho detto una volta, le conosco bene, sono stato infiltrato in una setta, conosco le tecniche e mi sembra di riconoscere i sintomi. Ah, una bene. Parola di speranza, fatemela dire, perché io penso che queste ricerche doverose, doverose, ma saranno inutili, perché sono convinto che Alessandro sia vivo. E sono convinto che sia in mano a qualcuno. Perché in mano a qualcuno? Perché non ha soldi e qualcuno lo mantiene. Il suo conto corrente non è stato toccato. Non usa il bancomat. Ha lasciato il computer e il cellulare. Chi si allontana volontariamente lo spegne il cellulare, poi cambia la scheda. Se cambi la scheda non è raggiungibile il computer, eccetera. Quindi è in mano a qualcuno? Io penso di sì. Penso che forse uno degli due avvistamenti potrebbero essere interessanti. Quello di Casadei, che dice di averci parlato, che Raul Casadei, non c'è più. Sì, è quello di Avezzano. Cosa succede a Avezzano? Una signora dice di aver visto questo ragazzo, che asserisce di aver riconosciuto, con una tunica verde, che consegna libri di tipo spirituale. Le ricerche che lui ha fatto, i comportamenti che ha tenuto, la paura alla mamma, dice, dorme con la mamma, sì. Dice, mi sento manipolata, annota le targhe delle macchine. Sono i classici comportamenti di cui è caduto, ecco. Ed è un... attrazione e ripulsa, ecco, secondo me. Roberta, ne ha paura ma non riesce a sganciarsi. Roberta, hai sentito quello che ha detto Lugli? Lugli, come giornalista inchiestista, si è intrufolato all'interno di una setta, ne ha carpito tutti i segreti, poi ne ha scritto chiaramente per il giornale, cos'era, l'Espresso, Repubblica? Paese Sera. Ecco, però dice un po' quello che dici tu, i meccanismi sono quelli di una setta, ok? Cioè tutte le cose che ti ha raccontato tuo figlio, sono manipolato, prima diceva da voi, poi, cioè sono tutti elementi che portano a quello. Ok? Ecco, tu oggi che cosa ti senti di dire? Intanto per queste immagini, abbiamo visto le immagini delle ricerche, ringraziamo sia TV Qui che TRC Modena per queste immagini concesse, che sono appunto le immagini delle ricerche di Alessandro. Roberta, a te. Sì, io quello che mi sento di dire è che non posso sapere chi è dietro a questa situazione, ma sicuramente qualcuno c'è. E questo qualcuno, visto che io sono 4 mesi e mezzo che non so più nulla di mio figlio, non so chi gli dà da mangiare, chi gli dà da dormire, dove dorme, che cosa fa. Cioè, io veramente continuo a passare le mie notti sul divano aspettare che si apri la porta di casa. Quindi chiedo, chi sa qualcosa è ora passata, che si faccia avanti, che si metta una mano sul cuore, perché noi veramente ormai non ne possiamo più. Quindi è una setta, è una psicosetta, è una comunità, è un'organizzazione, qualsiasi cosa, basta, basta. Roberto, basta. Tu lo sai che fino a quando tu vorrai noi ti daremo voce, ti siamo accanto, la Iannucelli lo sa, anzi io volevo innanzitutto complimentarmi con questa avvocatessa, perché non è solo un avvocato, cioè una figura professionale, ma ormai è diventata veramente una di famiglia e con coraggio e forza si è battuta e devo dire che ha avuto anche come dire, dei successi in questo senso, perché è stata cambiata totalmente, no? La ricerca di Alessandro adesso non più per allontanamento volontario, per cui grazie anche a Barbara Iannucelli e sapete che ci siamo in qualsiasi momento, in qualsiasi istante voi abbiate bisogno, speriamo veramente che Alessandro possa tornare presto a casa. Grazie infinite. Ciao Roberta. Grazie a te Leonora. Grazie Leonora, volevo dire solo l'ultima cosa. Dimmi. Chiedo veramente l'attenzione di tutti, la collaborazione di tutti, perché questo senso di impotenza, nel momento in cui lui
potrebbe aver bisogno di tutti. Poverino. Basta. Fatti forza, Roberta, veramente. Cerca di essere forte, eh? Cerca di essere forte, speriamo veramente che questi appelli qualcuno li possa sentire e qualcuno si possa mettere le mani sulla coscienza, davvero. Allora abbiamo la un abbraccio, vuoi dire qualcosa? Sì, fa bene anche non sentirsi sola, Roberta, il fatto che noi siamo qui e come noi tante altre realtà abbiamo visto persone della protezione civile, istituzioni che si stanno dando da fare, sono tutte a supporto anche del suo dolore, ovviamente in primis per ritrovare Alessandro. Forza. Però lei non è sola. Forza Roberta, forza. Grazie. Un abbraccio grande. Ciao anche Barbara e Anocelli. Ritorno